Benvenuti, nuovo appuntamento con l'informazione di Social Pharma Tabloid in questa edizione. Boots apre a Milano, inaugurata la prima farmacia del colosso americano Walgreens. Apre i battenti la prima farmacia Boots in viale Fulvio Testi a Milano. Pessina, Chief Executive Officer di Walgreens Boots Alliance, aveva annunciato da tempo l'intenzione di fare un test in Italia. La conferma è arrivata a febbraio, quando è stato ufficializzato il fallimento della catena di farmacie Essere Benessere di Milano e l'acquisizione proprio da parte del gruppo guidato da Pessina. Campagna basso la pressione, scoperti oltre 5.000 nuovi casi di ipertensione. Sono oltre 5.000 le persone che non sapevano di essere ipertese e lo hanno scoperto partecipando alla prima edizione della campagna di prevenzione ed educazione sanitaria a basso la pressione, durante la quale oltre 3.700 farmacie hanno monitorato gratuitamente 48.229 soggetti. L'intervista al presidente di Federpharma, Marco Cozzolo. 5.200 persone che non sapevano di essere ipertese, che lo assumono dalla dimensione della potenzialità della farmacia in quella che è la cosiddetta prevenzione primaria. Lo hanno riconosciuto ieri anche le società scientifiche, i medici diabetologi, stiamo ragionando anche con i medici di medicina generale. Credo che ormai sia evidente e debba essere evidente, se non lo è lo deve diventare, agli occhi di tutti i decisori politici il ruolo che la farmacia può svolgere nella prevenzione primaria, che ricordate, ricordiamoci, ricordo me stesso, che è un caposaldo della gestione della cronicità. Più io intercetto un potenziale ammalato prima, una patologia cronica, prima la intercetto, meno costa. Questo è oramai riconosciuto da tutti gli studi di epidemiologia. Anche ieri sera c'era il dottor Desideri che diceva che in questo senso il ruolo della farmacia è potenzialmente enorme e può servire a tutti, può servire al decisore pubblico, può servire all'industria farmaceutica, la quale a seguito di un'intercettazione preventiva di patologie croniche può iniziare la terapia prima, quindi ne ha un indiscusso vantaggio economico, ma ne ha un vantaggio economico anche lo Stato, perché curandoli questi costano meno in futuro. Sospese le importazioni di Valsartan da un'azienda farmaceutica cinese. L'EMA ha fermato la produzione del Valsartan nello stabilimento di Linai in Cina, non più autorizzato alla produzione per i medicinali europei. La decisione è scaturita a seguito dell'ultima ispezione nel settembre del 2018 che ha rilevato numerose carenze e l'assenza di conformità. Ricetta elettronica veterinaria, chiedere al Ministero della Salute le credenziali d'accesso. Il decreto attuativo della ricetta elettronica veterinaria, diversamente da quanto annunciato, non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stata la stessa Federpharma, che consiglia alle farmacie di chiedere le credenziali per l'accesso al sistema messo a punto dal Ministero della Salute tramite un proprio applicativo web. Sclerosi multipla, approvato il primo farmaco per le forme più gravi. Si tratta di Ocrelizumab, un farmaco in grado di affrontare precocemente i casi più acuti e con un ottimo profilo di efficacia e sicurezza. Il medicinale attacca un tipo specifico di linfociti B e colpisce in maniera selettiva solo alcune cellule del sistema immunitario. È tutto per questa edizione, appuntamento alla prossima settimana o in alternativa on demand sul portale socialpharma.it.